Assolutamente sì, siamo molto contenti, è l'ultimo nato il ristorante di Battipaglia, abbiamo aperto in periodo di Covid, oggi annunciamo l'apertura ufficiale che è, diciamo, il momento nel quale incontriamo la cittadinanza e ci fa molto piacere. 24 giugno alle ore 11 al ristorante ci sarà anche Valeria Marini come nostra madrina. Ce l'aveva espressamente chiesto perché sapeva di questa apertura e quindi noi abbiamo rispettato questo impegno, siamo molto contenti, ringraziamo l'amministrazione di Battipaglia perché ci è stata vicina in questi mesi, abbiamo potuto operare con estrema, diciamo, possibilità sia nell'ambito di reclutamento del personale, in tutti gli aspetti di insediamento, ovviamente nell'ambito delle regole e dei meccanismi che sovrintendono a questa dinamica, a questo tipo di interventi. Abbiamo cominciato quest'anno la seconda, diciamo, puntata, per così dire, sempre aperti a donare. E abbiamo distribuito 4.400 pasti quest'anno fra gennaio e marzo, compatibilmente con le limitazioni del Covid. Lo abbiamo fatto con Filotea di Salerno insieme all'Abbraccio, Donezio Miceli a Battipaglia e anche Madre Teresa di Calcutta a Potenza. L'altra cosa interessante, fra settembre e ottobre partiremo con queste iniziative, diciamo, di solidarietà territoriale come ambientalismo, perché i nostri dipendenti completamente in disponibilità volontaristica andranno, dopo ci saremo organizzati con le istituzioni locali, gli assessorati all'ambiente, nei luoghi del territorio di ciascun comune dove siamo presenti, che magari siano un po' fatti oggetto di dimenticanze, degrado e inquinamento, diciamo, attraverso rifiuti, e lì interverremo per pulire e per fare tutto quanto necessario per ripristinare a una vita quotidiana civile, ovviamente tutti forniti di presidi di sicurezza e di strumenti che permettano e siano atti per questo. Abbiamo sicuramente un'altissima percentuale, stimabile fra l'80 e l'85%, di utilizzo di materie prime completamente italiane. Noi abbiamo grandi accordi con i grandi consorzi nazionali, possono essere quello dello SPEC, Formaggio Asiago, la Chianina, la Scottona e tanti altri. Sono tutte produzioni nazionalizzate da lungo tempo, quindi in questo senso sì, posso dire che noi rispettiamo molto questo localismo, siamo global. Globali e locali, nel senso che questo certamente è un impegno che abbiamo iniziato da molti anni, lo abbiamo fatto anche con l'Expo di Milano, quando abbiamo selezionato varie aziende italiane che hanno vinto dei contratti di fornitura con noi, fra le altre anche un'azienda del Salernitano, e ci sono fornitori dalla Calabria, dalle altre regioni d'Italia e dal nord Italia ovviamente, quindi in questo senso siamo molto positivi su questo aspetto, sulle ricadute sul territorio, e in più noi utilizziamo delle aziende laddove possibile locali che siano certificate, che ci permettano di poter lavorare in sinergia su degli standard riconosciuti appunto e condivisi. Con grande piacere, in bocca al lupo e soprattutto, come dico sempre, buona salute a tutti. Innanzitutto che McDonald's abbia scelto il territorio di Battipaglia, è stato creato un indotto importante in posti di lavoro e in recupero di un'area periferica, e in più abbiamo dato un servizio ai viaggiatori che percorrono quella strada, la Cilentana, l'inizio della statale che poi porta nel Cilento, di scegliere un pasto diverso dai tanti pasti che si possono consumare. Ringraziamo McDonald's per le assunzioni e per l'impegno preso. Ho sentito il dottor Snichelotto che diceva addirittura che McDonald's sta prendendo, per quanto riguarda il polo della terza gamma e quando rucola e insalata, per la composizione dei panini
anni sta usando aziende del territorio. Non ultimo, e va ricordato, l'impegno sociale. Con l'associazione di Don Nezio ha regalato un sacco di pasti alle fasce più deboli e più fragili. Infatti c'è stato un grande restyling urbanistico, abbiamo recuperato l'area e abbiamo collocato l'area dove dei grandi brand come Lidl, un po' più giù, e AMD hanno investito in un territorio battipagliese, quindi credendo nella città di Battipaglia e credendo nelle potenzialità della città di Battipaglia.